Ciao a tutti e ciao a tutti voi, sia telespettatori di Telemia che saluto tutti quanti, saluto Pino con questo fantastico talent show e ovviamente saluto tutti coloro i quali sono iscritti o comunque mi seguono sul mio canale YouTube Christian Gallo Music. Ovviamente è un percorso abbastanza arduo quello che stiamo mandando insieme avanti e io amo dire insieme. Perché ovviamente, come dicevo nella puntata precedente, mi ripeto, ovviamente ci ritroviamo in una situazione fantastica dove c'è un momento di crescita unilaterale, quindi sono io che vado a produrre degli input di riflessione e di, tra virgolette, di formazione, ma siete anche voi che mi formate continuamente in base alle vostre esigenze, alle vostre riflessioni e a quelli che sono i vostri, tra virgolette, vuoti formativi, cose che mi ritrovo anche io, ma si ritroveranno sempre tutti ad averlo. C'è qualcuno che dice non si finisce mai di imparare, fino all'ultimo giorno noi siamo qui proprio per imparare e ovviamente quel piccolo tassello che noi andiamo a produrre, come dicevamo nella esperienza scorsa, quindi nella puntata scorsa, ovviamente quel tassello sarà un qualcosa di molto importante che porterà frutto anche nelle generazioni future. Generazioni che in questo periodo vengono spesso e volentieri, quasi in modo gioioso, definiti generazione Z, che non vuol dire altro l'ultima generazione. Quindi cancelliamo questo aspetto dell'ultima generazione perché questo dipende da noi. Ovviamente noi siamo in un periodo martoriato da situazioni belliche, da situazioni comunque di catastrofi naturali, cose brutte in generale. E quindi ovviamente uno fa due calcoli e questo ci provoca quello che principalmente il Covid ci ha provocato, che è quello di non rifletterci verso il domani, di non rifletterci verso come ti vedi tra 10 anni. Al che veramente questo dissesta un po' tutti. E ovviamente pensando all'oggi, quindi pensando anche a quello che Catullo va a dire e ci ha lasciato proprio questo mattoncino con il Carpe Diem, quindi cogli l'attimo, ovviamente sì, è bene cogliere l'attimo, è bene cogliere tutto quello che arriva cammin facendo, ma ovviamente questo non deve appesantirci, ma noi dobbiamo riflettere il nostro amore, il nostro essere, il nostro saper fare su quello che cammin facendo arriva, ma ovviamente senza appesantirci. Quindi l'input di oggi è quello, sì, abbiamo questo percorso da fare, non è l'ultima generazione, ma cerchiamo di andare a pensare a quello che sarà il domani utilizzando il Carpe Diem, quindi cogli l'attimo oggi per avere un frutto domani, un frutto che ovviamente per tanti non è scontato arrivare a domani, però domani arriverà qualche altro che prenderà questo testimone e continuerà la nostra staffetta. Quindi cerchiamo di essere positivi e propositivi, cerchiamo di essere produttivi e cerchiamo di utilizzare gli smartphone, di utilizzare i tablet nel caso dei nostri piccoli in un modo più ottimizzato, in un modo più buono. Anche perché ho letto in queste ultime ore che questo utilizzo, questo malutilizzo di questi sistemi in generale digitali vanno a modificare la materia bianca che noi abbiamo nel cervello con delle cause, cause che ovviamente non sono piacevoli. Quindi cerchiamo di essere produttivi, ma tenendo d'occhio quello che è corpo e mente. Quindi mens sana in corpore sano. Ciao a tutti e alla prossima puntata.